Dopo il telegiornale, Roma a che cosa gioca? La bomba. Come l'ha detto bene. Adesso ne abbiamo un'altra di bomba, presentiamola insieme, che piace di sicuro anche a te. Certamente. Abbiamo un'attrice, Carmen Russo, eccola qua. Stranamente sei venuta collegata alla parola, a un gioco che si chiama La Bomba. Oh. E tu ti senti esplosiva come una bomba, Carmen, o ti senti, no, una donna normale, insomma? Una donna normale che però in certe occasioni, specialmente sotto le feste di Natale, potrebbe anche esplodere, oppure anche in altre. Chissà come! Vogliamo andare avanti su questo discorsino o no? Sì, sì. Ecco, cosa potrebbe esplodere a Natale? Esplodere. Io avevo un'idea, anzi l'avevamo in due veramente, ed era un'unione, ed era un matrimonio che ne hanno parlato anche tanti. Forse è meglio essere in due infatti per decidere infatti. Questa cosa. Sì. Però l'unica cosa, Raffaella, è che era, doveva essere stamattina. E allora noi per Raffaella Carrà abbiamo spostato e abbiamo spostato le date, si vedrà in futuro quando potremo. No, anche perché questo era uno scherzo, anzi, ben volentieri, ma l'unica cosa è che faremo fra qualche mese, perché siamo in questa tournée e quindi non abbiamo avuto il tempo. Senti, il fatto di rimandare il matrimonio, secondo te chi salva di più dei due? Beh, nessuno delle due. No, guarda, o è una cosa bellissima per tutti e due, se no niente. In più devo dire la verità che il tuo futuro marito, insomma il tuo fidanzato Enzo Paolo Turchi, ha danzato insieme a me moltissimo tempo. Ci prendevano addirittura per fratelli. Dov'è? E di sopra! Ma vieni giù, mascalzone! Che sono anni che non ti vedo! Da quando stai con Carmen Russo nemmeno mi dice ciao! Gli hai preso proprio tutto, eh? Beh, sì, sono una bomba, sì o no? No, no, senti, e mi ricordo che quando danzavamo insieme, veramente, forse anche per il fatto dei capelli lisci, biondi, tutte e due, anche Enzo Paolo ebbe un grande successo, poi è diventato giustamente coreografo. Come coreografo, con te in particolare, come si comporta? È gentile oppure ti fa lavorare più del balletto, come spesso accade? Accade alle prime donne. No, diciamo che è molto gentile, molto severo, è professionale, è un professionista e quindi forse, beh, però se scende, non so, penso di no, forse te lo può dire, però secondo me è il massimo. Beh ragazzi, visto che fra due o tre mesi te lo devi sposare, sarebbe stato duro avendo lui di sopra a dire una cosa differente. No, poi devo dire che finalmente io per anni ho cercato sempre di dire ma io so ballare, io sono ballare, non so, non sono solo così. Sai, è difficile poi per le donne emiliane. Hai qualche impedimento per ballare anche qua davanti? Perché di solito le ballerine sono un po' così. Ecco, e nessuno ci credeva. Finalmente, da quando ballo con Enzo Paolo Turchi, almeno questa mia credibilità ballettistica è venuta fuori. Te la sei conquistata, ma mi pare giusto. Senti una cosa, secondo te sei molto invidiata? Sì, come tutte le donne. Da chi? Sono invidiata... Per esempio, insomma... Non lo so, forse chi non ha dei begli occhi mi invidia. Secondo me anche Audrey Hepburn. Forse, forse, forse. Senti, sì, sì. Di dove sei, Carmen? Io sono un incrocio, un misto, perché sono nata a Genova, però casualmente, sì. Perché mia mamma è emiliana. Ah, buon terra non mente, anche se non ho proprio tutte le cose che hai tu, insomma. Vieni qua, Madonna che barbona invece... che c'è Enzo Paolo. Vieni qua, Enzo Paolo Turchi in una versione assolutamente privata. Ciao. Come stai? Siediti vicino a lei. Bene, un po' stanco. Ti vedo un po' affaticato. Abbiamo viaggiato tutta la notte, sai, solite cose. Ecco, adesso raccontatemi, smettiamola di scherzare. Tra l'altro devo dire che avevo questa sensazione, che Carmen fosse una donna estremamente dolce e spiritosa, e non mi sono sbagliata, perché tutti la vedono ovviamente nel suo, nella sua immagine esteriore, ma interiormente com'è Carmen Russo, Enzo Paolo?
Che ma... tu mica sei uno buono, è uno che insomma nervosino sempre, sì, pretende sempre il massimo. Poi con la vecchiaia. Arterio galoppante. No, dimmi no, com'è Carmen? No, c'ha delle qualità sul lato lavoro che per me sono fondamentali. Lavora tanto, non dice mai è stanca ed è una professionista. E per me questo vale moltissimo, tu lo sai. Bene, mi racconti che cosa... facendo adesso? Adesso noi abbiamo uno spettacolo, abbiamo comprato un tenda. Ah, bello! Una cosa tutta un po' particolare, con un vanno molto di moda peraltro, devo dire. E poi quindi è comodo. E avete il vostro teatro personale in un certo modo. Ecco. E fate uno show? Sì, in questo tenda. Che si chiama? Adesso siamo a Salerno. No, il Carmen Russo Show, niente di particolare. Può essere un salotto. Un tenda salotto. Un tenda salotto. C'è un grosso palcoscenico. E dopo Salerno dove andrete? Dopo Salerno ci fermiamo. Per le... facciamo tutte le feste a Salerno, tutto il Natale, vicino Roma abbastanza. Anzi, devo dire una cosa io, che specialmente la prima serata, che sarà il 22 sabato, sì, che debutteremo a Salerno, sarà una serata di gala in onore e l'incasso si darà tutto a una in beneficenza, proprio perché mi hanno detto che c'è una casa di riposo per anziani a Salerno che ne hanno molto bisogno. E allora abbiamo detto facciamo le feste, il più bel regalo, ecco, facciamo questa questo cosa. Questo è un pensiero meraviglioso, però io penso che se tu, oltre allo spettacolo, fai una visitina alla casa di riposo, guarda, gli fai venire un'energia che stanno bene per tutto l'85. Sì, per caso non muore più. Oddio, no. Senti, Enzo Paolo, e tu come balli ancora? Oppure... Sì, ballo ancora, purtroppo sì. Perché dici purtroppo? Questo fatto di appendere perché sempre... bisogna dare il largo ai giovani. Quanti ballerini avete nello spettacolo? Sono 10. 10 ballerini. Dieci. E tu hai fatto le coreografie naturalmente dello spettacolo, le canzoni sono di Carmen, ci saranno anche dei balletti su musiche originali oppure no? Sì, sì, c'è appunto all'inizio c'è una fantasia dove un po' sui film musicali, Jesus Christ Superstar, questa cosa, una presentazione, poi ci sono le varie canzoni sue. Niente, poi un finale che è fatto di clown per richiamare un attimino il tenda. Certo, anche perché il clown è un'immagine sempre così fantastica che piace sia ai bambini esatto, che agli adulti. Oh, chi è più geloso dei due? Questa è dura. È dura? Ma si sa, le donne sono sempre molto gelose, perché se non sono gelose non amano, e allora è giusto che siano gelose. Lui te ne dà motivo di essere gelosa, secondo te? No, non si dà mai motivo. No, lui è a posto, insomma. E tu sei geloso di questa fanciulla che non si nota? Per questo geloso. E tante maciate di magrino. Senti, ma questo matrimonio prevede anche, tanto si farà prima o poi, questo sta da fare. Una giornata libera. Ecco, prevede anche il fatto di essere mamma e papà? Sì, evidentemente. Tu mi pari molto pronta nonostante tutto. Sì, sì. Ho delle qualità. Sì, mi pare di capirle. Ha intuizione perché non è la prima volta. A casa. Vedo Enzo Paolo invece un po' più difficoltoso a essere papà, nel senso che hai pazienza tu col bimbo oppure pretendi che faccia due tour en l'air già dalla culla? Lì, guarda, perché io vedo delle cose, siamo lì al tenda, abbiamo anche dei numeri di attrazione. E c'è una io bambina, faccio il trapezio. Lei fa il trapezio. Fa il trapezio sul serio? Sì, sta provando di tutto, le tigri. Ma, una le cosa, tigri, anche se non corde. C'è nello spettacolo tutto questo. Lei lo prova per una sua soddisfazione personale. Ecco, e chi è più romantico dei due? Senz'altro io. No, io. Già. Io. Sì? Sì, ho un cuore grande così. Quello si vede, guarda. Devo dire la verità che si vede. Senti, un'altra cosa. Ma per esempio, se tu dovessi scegliere fra l'amore e la carriera, sarebbe un momento molto difficile, perché evidentemente si lavora bene con la persona che si ama. Certo. Perché? Perché c'è una comunione di vari momenti della giornata, tutti insieme. Cosa faresti tu? Io spero che questo momento arrivi il più tardi possibile. O non arrivi mai. O non arrivi mai, brava. Perché, come hai detto tu, si lavora benissimo,
sempre con, anche con i professionisti validi e bravi, ma con la persona con la quale si ha un certo qualcosa in più è molto meglio. Ti fidi di più? E certo, uno è più tranquillo. E tu faresti uno spettacolo per un'altra prima donna? Te lo farebbe fare Carmen? Ma sì, questo sì, c'entra con... Che bugia! Va bene, con questo io vi lascio alla telegiornale. Naturalmente ci vediamo appena è finito appunto il TG1. A più tardi. Che è la più bella, ragazzi, scusatemi, ma veramente lei proprio devo dire che è una splendida creatura. Ed è esattamente Carmen Russo. Vorrei dire che il 22 sera a Salerno lei si esibirà, come abbiamo detto prima, anche per beneficenza. E sarà uno spettacolo sicuramente particolarmente emozionante per te, giusto? Sì, sì, certamente, come tutti gli spettacoli che uno fa dal vivo con il pubblico è sempre quell'emozione che è diversa non dalla televisione o da altre cose. Comunque noi saremo lì, io, Enzo Paolo Turchi e tutti gli altri artisti, fino a tutte le feste. A tutte le feste. Fino anche Capodanno. Ecco, quindi i signori di Salerno sono molto fortunati. Io ti faccio tanti auguri e ti cedo, pensa, la linea, perché voglio che tu auguri buon Natale, buon anno ai telespettatori, visto che sei impegnata appunto a Salerno. Fallo tu con un bel primo piano, magari ecco mezzo busto. No! Allora, cari teleascoltatori, io, vi auguro di trascorrere il Natale nel migliore dei modi, buon anno e soprattutto tanto amore a tutti. Che wow!